Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nella chiesa grande di Santa Maria delle Grazie per leggervi una testimonianza, la testimonianza di un caro amico che ci ha scritto e ha raccontato anche il suo grande amore verso Padre Pio, ma allo stesso tempo ci ha raccontato un fatto che è realmente accaduto con Padre Pio. Si tratta della testimonianza di Renzo Bui, che nel 1950 era in Venezuela con tutta la sua famiglia era emigrata in Sud America e lavorava con un'azienda italiana che realizzava delle strade, quindi asfalti per queste lunghe strade sudamericane. Infatti il suo papà stava lavorando alla strada che collegava Valencia a Puerto Cabello e Renzo frequentava il liceo a Puerto Cabello, proprio distante 40 km circa, lo stabilimento dove lavorava suo papà, che era incaricato alla manutenzione, e cita alcuni nomi di coloro che erano i proprietari di questa azienda, e tra cui anche Salvatore Montalto, un ingegnere che sposò Noemi, di cui lui non ricorda il cognome, ma dice era una ragazza fiorentina. Noemi era stata qui a San Giovanni Rotondo negli anni precedenti con un incarico importante affidatogli dalla sorella. Infatti suo nipote era un ufficiale dell'esercito italiano, risultava essere disperso durante la campagna russa, non si sapeva nulla di questo giovane ragazzo, e la sorella voleva capire che fine avesse fatto, e Padre Pio poteva dare delle risposte. Ecco, lasciamo proprio il virgolettato al racconto che ci fa Renzo di Noemi. Lei scrive: giunta a San Giovanni Rotondo riuscì a prenotarmi per la confessione con Padre Pio. Al mio turno fu grande l'emozione, dimenticai in quel momento di chiedere notizie sul mio nipote. Me ne ricordai soltanto dopo essermi confessata. Ebbi un senso di colpa, non potevo rientrare a Firenze senza poter portare delle notizie di mio nipote a mia sorella. Quindi decisi in quel momento di ritornare a confessarmi nuovamente, e nel momento in cui lo fece, anzi nel momento in cui si avvicinò a Padre Pio, Padre Pio gli disse: figlia mia, di nuovo qui, so perché sei venuta, è per tuo nipote, tornerà a casa, ma è molto malato e morirà presto. Noemi tornò a casa, tornò a Firenze, diede a sua sorella soltanto una parte di quella notizia, quella buona, che il figlio sarebbe ritornato a casa. Effettivamente suo figlio tornò molto ammalato e poi morì dopo alcuni mesi.